Questo video è un po' diverso dal solito, è un video che serve per sorridere e lo faccio principalmente per due motivi. Il primo per raccontarvi un pezzettino del carattere di Stroppa, visto che riguarda Stroppa, e il secondo per dargli il benvenuto e lo accolgo col sorriso per far capire che anche se io personalmente non avrei operato il cambio di allenatore perché lo ritenevo prematuro, per come sono fatto io un allenatore nuovo arriva. Forza e coraggio, sarà il campo a giudicare se lavorerà bene o lavorerà male, ma di sicuro io mi auguro che faccia bene, questo a prescindere, per il bene della Cremonese. Quindi. E allora vado a raccontarvi l'aneddoto che serve per rilassarsi un po' in un clima teso. Poi farò le mie considerazioni sul cambio, mi sono già espresso, sono stato ospite a Bar Sport di Giorgio Barbieri, farò magari ancora qualche video per fare il punto della situazione e dirò la mia. Questo serve per rilassarsi un po' e anche per farvi capire come funziona l'ambiente durante le partite in sala stampa, perché questo è un aneddoto su qualcosa che è successo in sala stampa. Allora, correva l'anno 2019, partita Cremonese-Crotone 2-1, gol di Ceravolo addirittura, che a Cremona non ha praticamente mai segnato. L'allenatore del Crotone era Stroppa. In quel Crotone giocava Maxi Lopez. Maxi Lopez era un giocatore di gran nome, se vi ricordate, quindi era molto atteso, anche se ormai insomma era un po' verso la fine, non ha fatto granché in quel Crotone. Finita la partita, vinta 2-1 dalla Cremonese, siamo in sala stampa. Ora, Maxi Lopez era venuto per fare l'intervista e si ferma a fumare una sigaretta nel cortiletto che c'è di fronte alla sala stampa. Vi devo spiegare una cosa, la sala stampa, come la tribuna stampa, è un ambiente neutro. Allo stadio sugli spalti si sfoga la passione, quindi c'è sempre anche un clima magari un pochino sopra le righe. In sala stampa, in tribuna stampa, in teoria almeno dovrebbe essere sempre tranquillo perché è un campo neutro, ci sono i giornalisti di entrambe le squadre, passano i dirigenti, gli allenatori, e di solito è tranquillo. Maxi Lopez si mette a fumare la sigaretta e quel giorno la porticina di accesso alla sala stampa era stata per un momento lasciata aperta e qualche tifoso insomma ha beccato un pochino Maxi Lopez. Un dirigente del Crotone si è un po' arrabbiato e c'è stato un po' di parapiglia. Questo però non è importante perché non è questo l'aneddoto, ma devo raccontarvelo per arrivare a dove voglio arrivare. Ora, considerate che in sala stampa di solito, appunto, siccome tutto è sempre molto tranquillo, se succede un po' di trambusto, la gente si agita perché c'è chi vuole andare a curiosare, vuole sapere cosa è successo, questo tutti i giornalisti, quindi tutta la gente che vuole sapere subito cosa è successo. C'è chi va a fare da paciere, chi vuole tranquillizzare la situazione, chi vuole sincerarsi che sia tutto a posto. I dirigenti, gli responsabili della sicurezza, quello che è. Ok. Quindi tutti sono andati a vedere cosa era successo nel cortiletto. In sala stampa c'è un buffet e ci sono solamente due o tre persone sono rimaste dove si trovava il buffet. Uno sono io perché c'era la pizza e se c'è la pizza non esiste forza al mondo che mi possa tenere lontano dal buffet. L'altro era Stroppa e io me lo ricordo, lui non si ricorderà ma io me lo ricordo, la cosa mi ha fatto sorridere all'epoca e se ci ripenso sorrido ancora ora. Lui è rimasto tranquillo, seraffico, tutti gli altri erano agitatissimi, lui proprio tranquillissimo, come si dice, lo dico in cremonese, neanche per le balle, in gergo, e mangiava e beveva tranquillo, poi si volta verso di me, che non mi conosce, cioè la prima persona che ha trovato a fianco, e sorridente dice, comunque ha ragione Maxi Lopez, né? E è andato avanti a mangiare, tranquillo e beato, mentre fuori c'era trambusto. Quindi, per farvi capire che è un personaggio che non perde la calma. Come detto, farò un video poi per approfondire sulla questione di Ballardini, su perché si è arrivati a questa situazione, su cosa penso io, sui problemi che secondo me ci sono all'interno della Cremonese. Parleremo di come potrebbe essere la Cremonese con Stroppa. Io lo ripeto, io non avrei fatto il cambio, però è arrivato Stroppa. Io tifo perché la Cremonese vada sempre bene, quindi forza Stroppa, visto che è allenatore della Cremonese lui, mi auguro che faccia un gran lavoro e che la Cremonese vinca. Di sicuro lo giudicherò solo sulla base di quello che vedrò in campo, adesso è presto per emettere qualsiasi tipo di giudizio, e vi ho raccontato questo aneddoto anche per accogliere un pochino col sorriso, visto che siamo tutti un po' tesi, perché quando si cambia allenatore c'è un po' di tensione, stemperiamo un pochino la tensione, poi torneremo a parlare di argomenti seri, e poi serve anche per farvi capire un pochino com'è il clima in sala stampa, farvi capire che se c'è la pizza non esiste forza al mondo che stacchi me dal buffet. Tutti gli altri giornalisti sono corsi fuori, io no. Ciao.